Fragoline, nuovo video. Allora, come leggete dal titolo, ho aggiornato la mia postazione make-up. Praticamente è la mia postazione in bagno dove mi trucco sempre. Per cui, dato che è aggiornata perché ho comprato lo specchio nuovo, ovviamente vi faccio vedere sia il prima di com'era e il dopo, così vi faccio vedere la differenza. Ovviamente ci sono anche tutti i miei trucchi, eccetera, però ve li faccio vedere in breve per farvi capire più o meno cos'ho. Poi, se volete un video a parte dove vi mostro praticamente tutti i trucchi, fatemelo sapere sotto in questo video. Però, prima di iniziare, vi ricordo di iscrivervi al mio canale attivando la campanellina così non vi perdete neanche un solo video in cui io pubblico. Lasciarmi un like se vi piacciono queste tipologie. E sì, sono in bagno perché ovviamente vi faccio vedere che cosa ho comprato e come ho sistemato più o meno le cose nuove e tutto quello che adesso vi farò vedere. Seguirmi su Instagram se non l'avete ancora fatto, mi raccomando, vi aspetto anche lì. E un commentino qua sotto quale video volete. E ci vediamo dopo. Mi stavo dimenticando di dirvi che adesso metto la clip del primo specchio che avevo, così almeno vedete la differenza, e poi ovviamente vi faccio vedere quello nuovo. Per cui adesso vi faccio vedere la clip con lo specchio vecchio e poi vi farò vedere tutto quello che ho comprato di nuovo per il bagno. Per cui vedete la clip. Il prima. Faccio vedere anche dentro come è fatto. Si è rotto tutto. Questo è il prima dello specchio rotto, tutto scassato. E vi farò vedere il dopo. Ok, per cui avete visto la clip dello specchio di prima. Vi faccio vedere in velocità chi ancora è nuovo. Vi faccio vedere il bagno praticamente. Questo è il mio bagno, non so se avete capito. Comunque, quello praticamente nuovo che ho comprato è questo mobiletto nuovo e quello in fondo più lo specchio. Questa è una panoramica per farvi capire che cosa ho comprato di nuovo e cosa c'è di nuovo. Lo specchio, il mobiletto piccolo e il mobiletto grande. Iniziamo dal mobiletto grande, così almeno poi vi faccio vedere la differenza e vi metto la foto tra il prima e il dopo per farvi capire, ma credo che si vede già. Allora, i due mobiletti l'ho presi al Lidl, non so se ci sono ancora, comunque questi qui sono mobiletti presi al Lidl. Questo ve l'ho già fatto vedere nel vlog, che ovviamente se non l'avete visto andatelo a vedere così non vi spiego. Questo è il mobiletto, quello grande. Allora, ovviamente ci sono i cassetti, che sono questi due, ma non ve li faccio vedere tutti perché sennò ci mettiamo l'eternità. E poi qua sotto c'è praticamente tutti i detersivi. Adesso vabbè, li ho messi così perché è vuoto e c'è poca roba. Però calcolate che poi lo verrà riempito di più. E questo è il mobiletto nuovo che ho comprato al Lidl. Poi passiamo, vabbè, a parte tutte queste cose che ovviamente vedete sempre, però l'ho messo in ordine perché prima c'erano i cestini, se vi ricordate, per chi mi segue, e adesso secondo me così è meglio perché è più bello e si vedono i prodotti. Poi, a parte le cose da lavare, scusate, ma qua siamo in tanti, per cui è difficile lavare sempre la roba. Ogni giorno c'è sempre la lavatrice. Questo invece è il mobiletto, quello nuovo.
dove ho messo praticamente l'asciugamano. Qua ci sono i cassettini, che ho messo la mia roba, che ovviamente, vabbè, l'ho messa così perché non sapevo come metterlo. Comunque c'è la ricarica, la spazzola, non mi viene mai non so perché, poi vabbè, la saponetta, eccetera. Ve lo faccio vedere veloce perché sennò il video dura troppo. E qua dentro invece c'è la ricarica della saponetta, del sapone per le mani, il fono e lì le cose, diciamo, per il bagno, per lavare il bagno, eccetera. Per cui per il momento ho messo così la roba perché non sapevo come metterlo, però anche questo l'ho preso al Lidl e secondo me è molto carino. E in più c'era solo questo colore, però secondo me è comodo e carino. E invece di qui passiamo allo specchio, quello grande, praticamente quello in cui mi trucco ogni giorno, quando mi preparo. Iniziamo da giù, che c'è il lavandino, in poche parole. Allora, qua c'è le salviette struccanti, che sono questi, che li sto finendo ma non mi sto trovando bene, ovviamente. Poi, dato che non mi ci stavano, ho messo questi due, questo forma di cuore trasparente e questo qua. Ci ho messo dentro tutte le palette piccole, gli ombretti, i trucchi, tutte queste cose qua. Queste sono le cose piccole che uso anche per il viaggio, ma per il momento le ho messe qua perché non avevo lo spazio. E idem qua, le cose minuscole, palette, eccetera, perché non mi ci stavano. E allora l'ho messi qui. Poi, a parte la forbice, i dentifrici, che sono questi qui. Poi, vabbè, c'è lo spazzolino, così, tipo, la saponetta, quella normale, quello lì per il vet, per i peli. E qua, praticamente, è così. Invece, questo è lo specchio nuovo, praticamente grandissimo. Vi faccio vedere alla velocità qualche prodottino, poi se volete vederlo con calma fatemelo sapere nel video e ne faccio uno diverso. E niente, per cui ve lo faccio vedere velocemente. Allora, il fuori ho messo i rossetti, perché ne ho tantissimi, le creme per il viso. Qua abbiamo il fondotinta, poi abbiamo gli spray, quelli per il viso quando finisco di truccarmi. Qui invece abbiamo il bagnoschiuma, che questo l'ho quasi finito, però non è che mi sto trovando tanto bene con questi qui. Per fortuna sono campioncini. Poi queste sono le palette, un po' sparsi perché sinceramente non sapevo dove metterli. Per cui queste sono tutte le palette, non ve le faccio vedere uno per uno perché sennò sto video dura troppo. Invece sopra ho messo tutto per i capelli, ad esempio questa è la crema di Chanel, questa è la maschera per i capelli, che io amo questo brand perché è ottimo, solo che l'ho quasi finito e ciao. E poi questi prodotti qua che li sto provando. Questo qui non mi convince tanto, non so perché. Poi c'ho questi due e lo spray secco per i capelli. Questa è la parte, diciamo, per i capelli. Sopra abbiamo i dentifrici di Colgate, quelli a cuore. E ve li faccio vedere sempre. Questi qui sono bellissimi, ho preso la scorta, in poche parole. E vabbè, questa è una saponetta presa in Thailandia, questi due sono per la doccia, questa è un'altra saponetta presa in Thailandia. Passiamo al sopra, che sono tutti rossetti, in poche parole. Ovviamente poi se volete vederli uno a uno fatemelo sapere, che ci sono i rossetti nuovi che ho comprato. Qui invece ho appeso altre saponette perché sennò si squagliavano e loro ho preso sempre in Thailandia, l'anguria e il fiore.
qua abbiamo tutti i profumi, questo di Dior, quello di Victoria's Secret, questo qui di Malina Grace e l'altro, mamma, questo profumo qua è preso in Egitto. E altri due profumi, tre più i campioncini della Roche. Poi, scusate se vado veloce, ma non voglio che il video dura troppo. Altra saponetta alla banana. Qua abbiamo il prep e un'altra crema che mi ha regalato un mio amico. Qui abbiamo altre creme sia per la faccia che ovviamente per il viso c'è di tutto. Però per farvi capire che ora che li faccio vedere tutti uno a uno, ci mettiamo l'anno prossimo. Qui ci sono tutti i miei rossetti, come vedete sono tantissimi. E questo è il rossetto che indosso adesso, in poche parole. E l'ho sistemato così, pure la palette di Chiara Ferragni, perché sinceramente non avevo il posto per metterla. Per cui ho messo la palette di Chiara Ferragni qui, con i rossetti, che secondo me sono top, sono troppo belli, mi trovo bene che non... tra poco finisco pure questi. Invece questo è lo specchio grande. Ovviamente c'è anche la luce. Questa è la luce che ha fatto il mio ragazzo, perché dato che questo specchio non ha, diciamo, la luce, allora a me serve la luce e giustamente ha fatto partire i fili, tutto un casino. Comunque niente, ho comprato la lampadina, l'ho messa lì e per il momento lascio questa. Invece, dopo lo specchio vi faccio vedere il dentro, che però di sicuro non vedete niente perché il sole è andato via. Il dentro è così, è bello grande dentro. E vi faccio vedere velocemente. Allora, qui ho messo i campioncini, gli elastici, poi adesso non si aprono, altre cose per i capelli, poi qua, vabbè, creme, fondotinta, correttore, burro cacao, mascara, pannelli, praticamente di tutto. Qui eyeliner, mascara, eccetera, che sono quelli che uso di più. Questo è tipo correttore, le spugne, le maschere della Thailandia che ho ancora. Ovviamente non sono scaduti perché scadono il 2024, per cui sono tutte le maschere che ho preso in Thailandia, anche questo. Poi vabbè, ho anche le ciglia che non ho ancora usate, ho ancora la colla per le ciglia. Ho questo qui per fare l'eyeliner, che è il gatto. Adesso mi cade tutto. Poi, vabbè, poi qua c'è l'orologio, questo qua che mi si è rotto, mi è caduto e mi si è rotto. Questo qua per il contorno, occhi, preso in Thailandia. Questi qua sono tipo di burro cacao, trasparenti. E questa è la posizione praticamente sotto. Invece sopra c'ho tutte le palette, che sono queste, infatti non mi ci stavano. Qua, vabbè, abbiamo di tutto, altre palette, poi lì abbiamo altri rossetti. Per farvi capire, qua ci sono tutti i rossetti, non sapevo più dove mettere la roba, le matite che uso ogni tanto, altri pennelli, poi c'è il fondotinta, la crema. Poi c'è questo qua Dolce & Gabbana, che è tipo un'altra crema, mascara e altre cose praticamente così, in poche parole. E questo è il mobiletto. Ve lo faccio vedere un po' in grande. È il mobiletto, le cose che ho messo dentro e la mia postazione make-up. Per farvi capire velocemente, poi ovviamente se volete un video a parte dove vi spiego e vi faccio vedere tutti i miei prodotti, fatemelo sapere. Comunque questo è lo specchietto nuovo, bello grande. Allora, lo specchio l'ho preso da Amazon e mi è costato 70 euro in promozione, perché in teoria costava
se non mi sbaglio, 80 o 90 euro. Adesso non mi ricordo, ma vi metterò qua la foto, così almeno vi faccio vedere più o meno come si chiama, dove l'ho preso e il prezzo. E niente, questo è lo specchio. Scusate, ma ok, così almeno si vede. È lo specchio nuovo che per la mia postazione aggiornata del mio make-up. Per cui adesso sapete tutte le volte dove io mi trucco. Dato che la mia cameretta è un po' difficile perché sono scomoda a truccarmi lì, allora preferirei truccarmi in bagno. Comunque, dato che ho tanti rossetti, se volete anche vi farò vedere uno a uno i rossetti che ho, ovviamente. Se no, vabbè, quello che volete voi. Basta che mi scrivete sotto nei commenti, io poi farò il video appena posso. E questo è l'aggiornamento dello specchio. Ovviamente vi metterò a fine video sia il dopo che il prima, così almeno capite. Seguono e sanno che prima non c'erano questi mobiletti. Andate a vedere l'altro vlog che vi faccio vedere praticamente come era messo l'altro. Il bagno prima, in poche parole. Lì ancora devo fare la lavatrice e mettere l'asciugatrice. Comunque. E niente, questo è quello. È la mia postazione make-up. Ok, allora vi faccio vedere il prima com'era lo specchio per chi si è iscritto adesso e il dopo, così vi faccio vedere la differenza dello specchio che avevo prima e la differenza dello specchio che ho adesso. Adesso ho lo specchio grandissimo e mi ci stanno tante cose, ma prima non riuscivo a mettere così tante cose e per cui ce l'avevo di là. Infatti, tutto quello che avevo di là, diciamo che non lo toccavo e toccavo solo quelli che avevo in bagno. Invece adesso, li uso tutti, così almeno so che ce li ho, diciamo, in bagno quando mi trucco. Ok, spero che questo video vi sia piaciuto. Fatemi sapere quale video volete sui miei trucchi, eccetera. Tranne il make-up dove mi trucco, perché io non sono brava a truccarmi, per cui ovviamente non vi posso fare un video dove io mi trucco, ma posso farvi vedere i miei trucchi, in poche parole. Comunque, niente, questo era l'aggiornamento del mio specchio e la postazione, tra virgolette, chiamiamola così, del mio bagno e ovviamente tutto quello che avete visto. Niente, fatemi sapere se vi piace questa tipologia di video con un like, un commentino qua sotto che li leggo tutti. Se non l'avete ancora fatto, andate a iscrivervi al mio canale e seguirmi anche su Instagram, che vi aspetto anche lì. E vi metto qui la foto, o prima o dopo, non lo so, vediamo. Comunque vi metto qua sia la foto che il prezzo dello specchio di quanto l'ho pagato. Per chi è interessato l'ho preso su Amazon. Ovviamente vi arriva con la scatola, ma dovete montarlo. Noi ci abbiamo messo un bel po' a montarlo, però ne valsa la pena perché è molto bello. Per cui niente, se volete darmi anche qualche consiglio su come sistemare i trucchi là e diciamo tutto quello che avete visto, fatemelo sapere sotto nei commenti che io accetto tutti i consigli e mi date anche un aiuto. Per cui detto questo, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!